Poco più che quarantenne, egittologo di fama mondiale, nato nel Vicentino da padre ragusano, Cristian Greco oggi svelerà a Ragusa, ore 18.30, Auditorium Camera di Commercio, i segreti del suo successo alla guida del Museo Egizio di Torino, il più antico museo egizio del mondo, il secondo per importanza dopo quello del Cairo ed anche il primo museo archeologico italiano che, sotto la sua guida, ha preso il volo. Ecco, a febbraio dello scorso anno, quando partiva la campagna elettorale per le elezioni politiche, la lezione che impartì a Giorgia Meloni, la quale gli imputava una sorta di razzismo contro gli italiani per aver offerto sconti nel prezzo del biglietto d'ingresso alle persone di lingua araba. Una delle tante promozioni a tema e a termine per coinvolgere tutti. E Cristian Greco scese in strada a spiegarlo alla leader di Fratelli d'Italia, la quale aveva già annunciato pubblicamente che, se fosse andata al governo, lo avrebbe fatto sostituire. Ignorava la Meloni che il governo non c'entrava niente con le nomine ai vertici del museo, altrimenti, se non lei, ci avrebbe già pensato Salvini. Ah, anche se sono cristiana va bene uguale. Io sono cattolico, cattolico, cosa vuol dire? Universale. Quindi noi ci apriamo a tutti, noi ci apriamo a tutti. Che volevo dire? Abbiamo aperto da 4 anni senza un senza un fondo statale. E volevo dire che siamo l'unico museo che è passato da 3 milioni di euro a 12 milioni di euro, il primo museo archeologico visitato in Italia. Io faccio di tutto, accolgo i senza tetto, faccio le passeggiate col direttore, invece di fare il grande direttore io la sera si può iscrivere chiunque online. Andiamo negli ospedali, andiamo nelle carceri. Abbiamo la più grande collezione dopo il Cairo. Siamo l'unico paese in cui l'Egitto non ha fatto un motivo di restituzione. Io sono appena tornato dagli incontri con... Non ha fatto un motivo di restituzione. Tutta la collezione è del Cairo, tanti altri grandi paesi, cioè la collezione non è italiana, infatti il ministero ci definisce l'unica collezione extraterritoriale. È quello che dovremmo fare noi vogliamo, con i nostri beni. Noi vogliamo essere, no, la cultura secondo me è universale e quindi io sto cercando di avvicinare delle persone che in Egitto purtroppo non sono avvicinate al loro patrimonio dicendo, e fra l'altro le ricordo una cosa, lei lo sa benissimo, negli anni 20 fu letta una petizione al congresso americano in cui si dicevano puzzano, hanno i pidocchi, violentano le nostre donne, rubano, e si parlava degli italiani. Sa come rispose il Metropolitan? Facendo una mostra su Leonardo da Vinci con tutte i cartelli in italiano per coinvolgere gli italiani. Io, il museo è di tutti. Il dialogo serrato continua ancora per diversi minuti. Greco, con molta eleganza, spiega che proprio nell'apertura del museo a tutti, con incentivi mirati a tutti, è il segreto di un successo che non ha uguali in Italia. I giovani possono venire a 4 euro, a San Valentino possono venire tutte le coppie, papà possono venire gratis, il giorno del compleanno possono venire tutti. Io sono contento che gli italiani... Questi sono casi specifici, voglio dire, sì, il giorno di San Valentino. Anche questo è un caso specifico che dura 3 mesi, eh? Questo è un caso specifico diretto a una specifica religione. Ma lo sai che ci vivono 15 milioni di copti in Egitto che sono anche e sono cristiani.